Se un tempo gli schermi AMOLED erano un'esclusiva solo dei top di gamma, oggi invece li troviamo su moltissimi degli smartphone in commercio, anche quelli più economici di fascia media. E se una volta c'erano i LED di notifica, oggi grazie all'OLED c'è l'Always On Display, una tecnologia che anche a schermo spento ci permette di sapere l'orario o vedere se sono arrivate notifiche. Ma se vi dicessi che l'Always On Display sta distruggendo la batteria del vostro smartphone, vi spiego tutto dopo la sigla. Rispetto a quelli LCD, gli schermi AMOLED hanno pixel organici autoilluminanti che possono così accendersi o spegnersi individualmente, eliminando la necessità di avere un pannello di retroilluminazione, offrendo non soltanto un contrasto elevato, colori più vivaci e neri più profondi, ma anche la possibilità di avere appunto l'Always On Display, una funzionalità altrimenti impossibile sugli schermi LCD. Ma quanto impatta una funzionalità del genere sull'autonomia del telefono? A questo interessante quesito risponde un'inchiesta di DxOMark con dei test che mettono a confronto quattro dei top di gamma di riferimento, ovvero Xiaomi 12S Ultra, iPhone 14 Pro Max, S22 Ultra e Pixel 7 Pro. Tutti sono stati testati in un ambiente controllato, quindi tenendoli in stand-by, con la modalità aereo, la luminosità automatica e il refresh rate adattivo. E i risultati sono peggiori di quanto si potrebbe credere. Con un modello come 12S Ultra si passa da 495 ore senza a 103 ore con l'Always On, una scarica praticamente quasi 5 volte più rapida. Fra questi quattro telefoni va un po' meglio su Pixel 7 Pro, con cui i consumi sono comunque quasi triplicati. Sembra quasi paradossale che quello di Xiaomi sia quello che consuma di più, mentre quello di Apple quello che consuma di meno, pur avendo un Always On piuttosto aggressivo che mantiene acceso tutto lo schermo. Questo perché l'Always On di default della MIUI contiene un'immagine piccola ma sufficiente ad alzare la luminosità generata dallo schermo e consumare molto di più, con una luminosità pari a quella di iPhone, ma paradossalmente con consumi più alti. Non a caso Apple è corsa ai ripari dopo le critiche ricevute, rilasciando un aggiornamento che aggiunge anche la possibilità di avere un Always On più minimale. A tal proposito, come dimostrano i test, nell'arco di 24 ore un iPhone 14 Pro tenuto in stand-by senza Always On rimane comunque al 100%, mentre attivandolo si scende fino all'80-84%. La domanda che vi faccio quindi è: adesso che sapete quanto consuma l'Always On Display, continuerete ad utilizzarlo? Ditemelo qua sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video.